questa città sta per subire un'altra rapina. Stiamo per perdere definitivamente il contributo per il quale io mi sono battuto per la realizzazione della pista di atletica leggera. Purtroppo il merito di ciò è del commissario prefettizio, che nel suo letargo aversato, nonostante le mie sollecitazioni e quelle della FIDAL e del CONI, insieme ai dirigenti comunali, stanno pensando ancora al progettista da nominare, quando sapevano bene che stava per scadere il finanziamento che il comune di Aversa, al quale io avevo fatto avere questi soldi, già aveva perso una parte, poi li aveva persi tutti per la seconda volta, ed io li sono andati a recuperare al Ministero delle Finanze con un dossier che ho dovuto fare. Oggi questi soldi, 1.100.000 euro, stanno andando in fumo, insieme a quegli altri 600.000 che un altro dirigente dimenticò di andare a ritirare al Ministero. Io però, cari cittadini aversani, cari giornalisti, già ho preparato il dossier per la procura della Corte dei Conti, perché gli aversani non possono essere turlupinati da gente che non sa fare il proprio mestiere, che non lo vuole fare e che non lo fa. I responsabili di queste inadempienze devono pagare. Quindi questo è un'altra cosa che ci tenevo a dirvi. Vi ringrazio. E quale altro dirigente, visto che abbiamo dato il nome del commissario? Attualmente c'è un dirigente che non ha ritirato questi 600.000 euro. Era un ex, era l'ex dirigente. Ma ce l'ha un nome? Sì, ce l'ha un nome. E qual è? Lo individuiamo subito, perché non me lo ricordo. Era un architetto che dirigeva l'ufficio tecnico e i lavori pubblici. Era un architetto. No, era un architetto che aveva gli occhi un poco. Che era un cinese. Tipo così, sì, che era sempre. Ciro Navarra. Quindi Ciro Navarra non ha ritirato 600.000 euro. No, se ne è dimenticato e sono, si sono persi. E il commissario invece ci ha dato il resto. Il commissario invece purtroppo, nonostante le sollecitazioni, nonostante che il CONI e le federazioni gli hanno detto guarda che questi soldi si perdono, non ha fatto nulla per accelerare i tempi. Ancora oggi, pensate, stanno pensando a chi nominare come progettista. Visto che andrà via, che gli interessava di nominare un progettista? Lo so, ma Aversa è una città che ha un bel clima, perciò ho parlato di letargo aversano.